Salve, quest'oggi parleremo di migranti e chi meglio di me può parlare di migranti? Un migrante, un poveraccio che è venuto col gommone dall'Albania. No, ovviamente no. Per fortuna sono stato fra i pochi albanesi che sono venuto col traghetto da essere umano. Ma adesso ho sentito il video di Antonio Abbondanza. E un amico che ho conosciuto sulla commedia all'italiana, e voi non avete idea del male che vi fate a non iscrivervi a questo e soprattutto, ovviamente, a questo canale. La Bratz Chat, oppure anche questo, se volete, se non volete le chiacchiere, ma semplicemente i contenuti, che poi più o meno sono gli stessi che pubblico su YouTube. Allora, sentiamo cosa dice l'amico Antonio Abbondanza. Sentiamo il problema degli migranti. Chiedo scusa se l'ho messo a 1,5 la velocità. Buongiorno ragazzi, oggi tratteremo un argomento un po' difficile, però ci sono delle novità che voi sicuramente non sapete. Come tutte le cose, bisogna guardarle da certe prospettive, no? Perché quello che vede un generale da sopra la collina è chiaramente diverso da quello che vede un soldato che sta affrontando la guerra sotto, no? Quindi sono i punti di vista che mancano. E soprattutto bisognerebbe ogni tanto mettersi nei panni di chi abbiamo a che fare. Ad esempio, noi vediamo sempre della storia dei migranti l'ultima parte, ovvero quella che parte dalla Libia e attraversa il Mediterraneo. Per il 99% delle persone che non sono libiche ci sono dei discorsi a monte da fare. Ovvero, voi pensate che un africano si sveglia la mattina e dice: ah, io voglio andare in Europa, così, no? Non credete. Molto spesso ci sono delle persone della malavita che si infiltrano nei paesini e vanno a dire a questa gente: guarda che se vai in Italia, vai in Europa, avrai degli stipendi bellissimi, poi avrai la pensione, poi potrai richiedere il congiungimento con i tuoi parenti. Perché non è che uno si alza la mattina e dice: io mi faccio una traversata nel deserto e mi attraverso il mare rischiando di morire. No, no, gli dicono che sarà tutto semplicissimo, che gli pagheranno loro l'autobus, che poi magari gli ridaranno i soldi indietro, che gli pagheranno la nave. C'è una narrazione che poi non corrisponde nei fatti a quello che succederà. Lo stesso per le povere ragazze. Povere ragazze vengono circuite e gli viene detto: vai in Italia, troverai lavoro e starai benissimo. Nella realtà invece le porteranno in Italia a prostituirsi. E anche queste povere disgraziate verranno violentate nel deserto, verranno messe nei carceri liberi, libici, dovranno prostituirsi per riuscire a pagare il barcone. E poi verranno in Italia e anche lì verranno avvicinate da tipi loschi che le metteranno sulle strade come la rivoltana a Milano, che con 20 euro potrai fare i tuoi porci comodi, no? Quindi c'è un po' di ipocrisia. Noi sempre parliamo soltanto dell'ultima tratta, molto superficialmente, quella che va dalla Libia alle nostre coste, ma nessuno o quasi nessuno vi racconta quello che succede prima, ovvero gli avvicinamenti appunto di queste persone ingenue, ragazzi di 20, 21 anni, che non conoscono il mondo, che non hanno idea di che cosa sia l'Italia, e gli viene prospettata il Bengodi, no? Dove troveranno lavoro, dove avranno una pensione, appunto, dove avranno una pensione, dove c'è il Papa che li aiuterà, dove avranno il ricongiungimento familiare, e gli illudono, perché ricordatevi, nessuno si alza la mattina e se ne vuole andare dal suo paese, soprattutto in Africa che c'è il sole, c'è tutto, no? Cioè, è un bel posto per viverci se non fosse la povertà. Ma non sono neanche così poveri come immaginiamo noi. Infatti, sento dire quello c'ha il telefonino. Non è che siamo più negli anni 70 in Africa, nel Burundi. Ci sono città e anche abbastanza evolute. Il problema è che gli viene detto da questi personaggi della mafia locale che se vanno in Europa, in Italia, staranno benissimo, avranno stipendi altissimi, come quella che è la solita cosa che dicono, no? Che si guadagnerà tanto in Europa, ricongiungimento familiare, pensione e tante storielle che poi non sono la verità, ma queste se ne accorgeranno quando ormai è troppo tardi e non possono più tornare indietro. Quindi riflettete, perché vedo tanta superficialità, si parla solo dell'ultima tratta, ma non si parla di quello che c'è a valle. Perché questi partono? Allora, parliamo ora del perché. Io non so, ma indirettamente Antonio è come si sta dicendo che è colpa di questa mafia qua. Allora, ragazzi, sapete che qualsiasi cosa che avviene nel sistema è voluto dal sistema. Il sistema fa in modo che possa esistere Morris Sun, per dire, cioè il guru di turno, no? Che non porterà da nessuna parte. Non gli fa niente, cioè non lo contrasta. Se il sistema vuole che non ci sia una cosa, stai sicuro che ci riesce. È riuscito, sono riusciti a chiudere tutto il mondo in casa il 2020, tutto il mondo. E te pare che non riescono a far fuori queste mafie che fanno queste cose, che muovono gli africani o chi che sia?
ovvio. Quindi non è mai colpa, cioè noi vediamo semplicemente gli effetti di un piano dall'alto, ovviamente. Quindi che succede? L'africano, chi ci controlla, fa in modo, l'esempio perfetto è quello che ha detto Auriti. Auriti diceva, se tu vuoi far spostare un pesce da una pozzanghera all'altra, asciughi l'acqua in una pozzanghera, ho detto pozzanghera, però c'è un a pond, come si dice pond, a pond in italiano, in un che sarà di laghetto, in un laghetto, prosciuga un laghetto e il pesce si sposterà al laghetto dove c'è più acqua. Immaginiamo quindi che l'acqua sono i soldi. Quelli che fanno? Creano miseria nei loro paesi. Così tu vuoi o non vuoi, sei disposto pure a rischiare la vita più pur di andare dove c'è l'acqua, dove c'è la vita. La stessa cosa hanno fatto con gli albanesi. Loro devono scioccare prima. Loro ti devono scioccare. Non ti fanno più viaggiare, dicevano, no? Se non fai quella roba là. Non ti fanno più fare un cazzo. E poi la gente l'ha fatto. Ok? Quella roba là. Shock, quindi. Non ti faccio fare le cose. Esempio nostro in Albania, che hanno fatto? Praticamente, con la scusa che era caduto il comunismo e c'era un cambio dal comunismo, scusate, ho appena mangiato, a democrazia, praticamente hanno fatto in modo che ci fosse l'anarchia, cioè proprio la gente per strada si ammazzava de destra a sinistra, così la gente, pur di non restare in quella merda là, preferiva venire col gommone qua in Italia, ok? La stessa cosa per l'africano. Loro destabilizzano questi paesi, fanno in modo che non sia bella bello la vita viverci là, così tu fai di tutto, anche rischi la vita pur di andartene da là, ok? Quindi quello che noi vediamo è solo la punta dell'iceberg, cioè diciamo gli effetti di una politica che viene imposta dall'alto, cioè magari il mafioso che riesce a fare soldi con questi poveracci che li sfrutta, eccetera eccetera. Ma dobbiamo pensarci, come mai questo mafioso riesce a sopravvivere quando, se vuole lo Stato, può anche chiudere tutto il mondo in casa? Non riesce a far fuori questi delinquentelli? Questa è la bravura del sistema, ragazzi. Farci fare le cose senza sporcarsi mai le mani. Perché qual è la cosa? Una volta che il sistema ci ha tolto la morale, cioè quel che è bene, quello che diciamo è quel che è bene e quel che è male, no? Oppure anche il concetto, anche se tu non ci credi in Dio, ma il concetto che un domani tu dovrai rispondere di tutte le azioni che hai fatto e che c'è un Dio che ti vede in ogni secondo quello che fai, ma io penso proprio che non è proprio un'idea stupida. A quel punto molti dei mali che vediamo adesso l'uomo non li farebbe, perché c'è molti dei lavori anche che vengono considerati normali oggi, non li faremo. Quanta gente lavora per darci da mangiare oggi? Loro sanno benissimo che ci danno da mangiare merda, tossicità pura, eppure lo fanno perché devono prendere i soldi. Ma come questo lavoro quasi tutti sono così, eh? Cioè siamo noi che mandiamo avanti questo sistema. Però una volta, questa è la bravura del sistema, togliere Dio, e a quel punto le pecore farebbero di tutto per quei soldini, di tutto. Vuoi che violento con questi africani qua, li sposto, li faccio in campi di concentramento, me li violento, li faccio morire, faccio di tutto? La pecora te lo fa, perché siamo bestie ormai senza Dio. Siamo capaci di fare di tutto. Ok? Questo è quello che penso, Antonio, del tuo video. Questo non vuole essere assolutamente nessun tipo di così contrasto, però sei maturo abbastanza, penso che non devo giustificare niente, perché insomma questo è il modo che vedo io il mondo, diciamo. Vedo sempre qualsiasi cosa che vediamo nel mondo, infatti lo diceva, faccio vedere subito, mi è piaciuto che finalmente uno che diceva queste cose che ho sempre pensato. Il video era, vediamo un po',
Insomma, questo canale qua su, non posso pronunciare perché non piace a YouTube questo canale qua, e parlava del fatto che quando loro fanno finta, questo qua, questo video qua, quando loro fanno finta che praticamente stanno condannando Google per dire perché ha fatto XYZ, no? Oppure stanno condannando quest'altro, è semplicemente teatro perché Google sono loro stessi. Cioè il sistema crea le companies, il sistema crea Morris Sun, Luca Nali, ma non è che lo creano perché cioè, li paga loro, li paga il sistema Luca Nali o Morris Sun, semplicemente li fa esistere, non li contrasta, non ci sono leggi dove tu non puoi fregare il prossimo per dire. E quindi, un po' anche la stupidità umana che va dietro a questi guru, eccetera, eccetera, però. Tutto questo per dire che il sistema ha la capacità, senza sporcarsi le mani, di farci fare quello che vuole con i soldi o con la punizione. Il bastone o carota, no? Si dice. O ti bastono se fai una cosa che non voglio, o ti premio, cioè con i soldi, con la carota, se fai qualcosa che a me piace. Così funziona il sistema, ragazzi. Qualsiasi cosa che noi vediamo nel sistema adesso è voluto dall'alto. Così io posso aprire qualsiasi giornale adesso. Analizzare qualsiasi cazzata che vedo qua e te lo posso decifrare in 2 secondi. Questa qua dice che Pecora è andata a scuola perché fa bene. Questa qua. E cosa dire di questa cosa qua? Che a scuola che praticamente ti insegnano quello che sappiamo. Va bene, non c'è molta risoluzione qua, dovrei tipo ingrandire. Non è questo il punto, però tutto questo per dire che. Ah sì, vi ho fatto vedere i miei cazzi. Ecco, è morto questo qua. Vattimo, ragazzi. Cioè, questo era un filosofo, ragazzi, che l'erede di Nietzsche, cioè una persona insomma che odia Dio, eccetera, eccetera. Cioè, di questo si parla. Qui abbiamo quest'altro, a proposito di senza Dio ormai, no? Tiziano Ferro annuncia la sua paternità ai fan su Instagram con queste parole. Insomma, lui è sposato con quest'altro lui, quindi due uomini si sposano. Insomma, roba del genere, ragazzi. Spostiamo le prime pagine di solito dei giornali, ragazzi, sono merda pura. Cosa dice? Questo paese, in questo paese, io non esiste. Io non esisto. Ragazzi, io non posso star lì a farmi le pippe mentali su cosa intende questo schizzato per io non esisto. È la sua filosofia che, guarda, te la lascio a te. A me mi basta vedere che lui sta sulla stampa per capire che, insomma, è uno da evitare, diciamo, no? Cos'è? Ecco, un altro film uscito fuori dove due frufru si abbracciano e sono teneri uno con l'altro. E qui invece abbiamo la donna un po'. Donna, insomma, questa qua non è proprio una donna, diciamo, no? Però questa è la merda, ragazzi. Ecco, questo drogato qua ce lo sbattono qua come un modello da seguire. Cosa dice questo minchione? Realizzare una docuserie su di me. In 5, c'è gente che guarda anche i documentari, docuserie di Pepsi Romanoff. Ho scelto di farlo in video e chissà, forse arriverà anche l'autobiografia su Netflix. Cioè, Netflix, ragazzi. The Creator, guerra all'intelligenza artificiale. Quindi il creatore è l'intelligenza artificiale, non è Dio. Insomma, ragazzi, cioè, è pura merda. Possiamo andare a vedere qualsiasi merda qua. Guglielmo Marconi, ragazzi. Ma ovviamente, ragazzi, Marconi è diventato un eroe perché far comunicare questo grande villaggio globale del mondo contemporaneamente. È molto utile perché una volta che l'uomo è stato trasformato in un ingranaggio, non vive più nella propria piccola comunità, tu hai bisogno di collegare con neuroni che comunicano da una parte all'altra di questo globo, no? Globo che non piace ai terapeutisti, come si dice il globo.
Però questo è stato questa invenzione. Abbiamo veramente bisogno di questa roba noi? Abbiamo bisogno dei cazzo di treni a alta velocità? Abbiamo bisogno dei telefoni che ci trasmettano a 400 megabytes al secondo? No. Ma una volta che ti trovi in una prigione che non è tua, tu ti prendi quello che c'è e stai zitto. Ok? Ecco. Prima ti parlano dei migranti come tutto così, ah, poverini, e poi dall'altra parte c'è la pagina qua dove ci sta il rettile qua che prende il sole col barcone da 13 triliardi di dollari. Questi sono questi malati di mente, tia. Ecco, ti fa vedere sta roba qua, quanto costa? Dai? Voglio sapere quanto costa. Non me lo dici? 74,2 milioni? Da 50, da 51 però, eh. Ah no, questi sono i profitti del gruppo, aspetta. Ma sono sicuro, ragazzi, che non è che lo puoi comprare così a due soldi questa robetta. Comunque, non è questo. Vediamo questo. Ecco, ragazzi, dopo che il rettile si è messo a piangere i migranti, ti fa vedere questa roba qua. Con la piscina, eh. Acqua qua, acqua qua. E i piani anche. C'è anche l'ascensore, eh. Ok? Alla faccia tua. Pecora de merda, schiavo de merda. Che te fai al culo, ecco, alla faccia tua, tieni. E qualcuno li compra questi, se no non li fanno, eh. Barche sempre più aperte, dai grandi spazi e comfort in crescita ai catamarani. Ani. Che dici questo? Tutta l'energia che serve sempre. Ma quale energia? A me basta la legna, l'ho presa adesso al boschetto e sto a posto per tutto l'inverno. Che altra energia ti serve a te? Pecora! Ti serve energia perché hai tanti wants, come si dice, cioè voglie. Vuoi tanti cazzi. Sei stato abituato ad avere tanti cazzi e per avere quei cazzi che ti tocca fare? Ti tocca lavorare per il tuo padrone. Il sistema manda avanti. Siamo noi che mandiamo avanti questa merda, eh. Loro qui ti stimolano con la pubblicità e tu poi che fai? Devi lavorare per avere quando in realtà ti basta un focarello, ecco, vedi a Lazio, abbonati a Sky, eccetera, eccetera, e poi vedere questa robetta qua, che per pagare però devi andare a lavorare. Vedi questa gente schizzata di me. Ultimamente stavo vedendo un po' di calcio, ragazzi, e veramente sembra di vedere i bambini, no? Perché praticamente ce li vedi quando tipo vogliono tipo far perdere tempo, no? Cioè io mi vergognerei per dire a non dare subito la palla all'avversario, ma addirittura allontanare la palla come fanno questi mongoloidi, questi bambini di 30 anni. Oppure si tuffano e fanno: oh mio Dio, sono morta, sono morta! Poi dopo 2 secondi si rialzano. Ma te vergogni, testa da cazzo! Bimbo! Il ciuccio? Dove sta il ciuccio? Il biberon? Invece dell'acqua che gli tirano con. Il biberon dovevano avere questi mongoloidi. Poi dici, minchia, ma se l'uomo fosse adulto non ci sarebbe bisogno dell'arbitro. Cioè, quando uno ha fatto fallo, cazzo, glielo dà il fallo all'altra squadra, ma che capisce? Ma il fatto è questo, ragazzi, che noi non siamo capaci di autogovernarsi, perché siamo bambini, almeno la maggior parte di noi. Ma la tentazione, ragazzi, a fregare capita anche ai migliori, eh? Quindi è proprio E quindi cosa succede? Nasce l'arbitro. Che è lo Stato, che è quelli che ci controllano. Perché noi non siamo maturi abbastanza, facciamo i bambini. Facciamo i bambini e quindi al bambino serve l'adulto. Ok? E poi un'altra cosa per dire del calcio. Lasciamo perdere l'invenzione del calcio, cioè. Però per me, almeno io sarò strano, eh? Non vince una squadra che ha fatto più gol, ma vince una squadra che ha giocato meglio, cazzo, che c'è una bella differenza. Cioè, porca troia. Magari c'è una squadra che ha possesso palla, tutto, ha proprio deliziato, proprio mosse contro mosse, proprio bella da vedere. Questi altri stronzi fanno un gol così all'ultimo per culo, magari con autogol, e questi vincono. Non lo trovo giusto, e adesso batto un pugno violentemente sul tavolo e voglio che si faccia qualcosa di questo gravissimo problema, capito? Aslani! Aslani, questo è albanese, chi è questo? L'Inter ci riprova. Va bene, ragazzi, mi sto annoiando, volevo semplicemente
non so, mi sono fatto prendere dalla cosa, ecco, Torino piange Vattimo. Ma chi cazzo, vattene a fanculo, demone di merda, vattene! Ragazzi, se noi andiamo su Wikipedia e vediamo la filosofia di questo schizzato qua, che piaceva molto anche a Fusaro, ragazzi, ci sarebbe da scappare, da vomitare. What is this shit? Che cosa sono questi alieni chiamate donne in TV? Cosa sono? Ancora non è arrivato questo. Ah, che belle le pose, ragazzi. Ah, quando vedo gente in posa, proprio mi dà proprio. Ah, ma che dio di quest'altro che sta dietro? Questo è il nostro mondo, ragazzi. Gente in posa. Infatti, quando vedi i politici che si danno la mano e guardano il fotografo. È la cosa più orrenda che possa esistere, la finzione. Che non ci sono parole proprio. Vediamo un po', vediamo. Vi voglio proprio tediare fino in fondo. Minori, non basta inasprire norme, servono spazi, risorse, progetti, sì. Beh, ragazzi. Let's fade. Oh, guarda, guarda. Vattimo è stato uno anche così in mezzo ai giovani. Questi sono i giovani, si sono anche presi il succo. Questa gente qua, i morti, mamma mia. Cosa dici? Un doppio concerto in arrivo. Beh, ragazzi, questo doveva essere un video risposta veloce a Antonio Abbondanza. Ecco, cosa c'è qua? A spasso confido, ti è. Gente che proprio dà tutti i soldi, ci va pure a letto col cane, e questo è un sono i tempi, ragazzi, i tempi. E poi c'è la zombie là che mi ha scritto l'animalista, l'anima analista, che mi ha detto: ma come ti permetti di dire che gli orsi sono pericolosi? Mannaggia la pecora! Tu vivi in città, pecora! Non hai fatto i cammini come ho fatto io. Se muove una foglia ti caghi addosso quando stai in mezzo alla montagna. Lo sai che ti potrebbero denunciare che dici queste cose? Ma sparati! Vatta a fare un'altra dose! Invece di romper cazzo qua! Ecco, ambro. Ok, ecco i nostri bambini, ragazzi. Ma li vedi anche. Cioè, ma chi cazzo si vestirebbe con le con ma cioè, sembra di essere tipo un cartellone pubblicitario vivente. Cioè, ma chi cazzo si concerebbe così, ragazzi? È giusto un prigioniero. Infatti questi sono prigionieri. Non c'è una partita come che non ci rompono i coglioni con propaganda. Ci scrivono là sul punteggio PIS. Nelle pubblicità qua PIS. Cioè, indirettamente stanno dicendo vai Ucraina, 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 pace, pace. Quando c'è da fare propaganda usano questi poveracci qua, quando c'è da inginocchiarli per i neri, questi si inginocchiano. Per la violenza alle donne questi si mettono in rossetto. Questi sono questi poveracci qua. Ragazzi, sembra un vecchio di 80 anni, lo so. Ma cosa ci puoi fare? Vediamo, vediamo, ci siamo quasi, ragazzi. Che verso la fine arriva proprio la chicca delle chicche. Greco antico in 5 minuti. Ma brutta pecora! I greci non avevano Dio! Era gente senza Dio! Fatelo il dubbio, no? Fatelo venire il dubbio! Ecco, abbiamo visto. L'interpretazione del mondo, il deciframento del mondo, come al solito. Aierci!